Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 18. Quando ad un certo punto: Matteo, che ci fai qui? Chi sei? Una bambina era entrata nella stanza e non so manco chi è. Sono Giulia. Non ti conosco, scusami. Lo so che hai perso la memoria. Sono qui per farti ricordare in fretta. Se lo dici te. Ma con chi stai parlando? Con una bambina, è sul lastrico della porta, guarda. Ma non c'è, sicuro di star bene? Certo che sto bene. Ho solo perso la memoria, mica ho anche le allucinazioni. Ora vado a dormire, buonanotte. Notte. Andai in camera mia, seguito da questa Giulia, e ci sedemmo sul lettino. Ma perché lui non ti vedeva? Perché sono morta. Ed ecco un altro flashback. Ad un certo punto la vidi. Oddio, vidi quella Giulia che tormentava la mia famiglia da settimane. La vidi lì, accanto a mia figlia. Pare fosse incazzata, ma ben gli sta. Non si toccano i cani, il mio cane. Giulia, ti vedo. Lo so, mi dispiace, ma è ora di dormire, Matteo. Ma te sei cattiva? Alcune volte, però ora sono l'unica persona a spirito che ti capisce e che può tirarti via da questa situazione. E come fai? Starò qui 24 ore e ti ricorderai tutto. Tutto, tutto. Tutto, tutto. Va bene, ma come sei morta? Non te lo dico. Lo scoprirai più avanti. Come vuoi, mi racconti qualcosa su di me. Ti chiami Matteo. Hai una moglie che si chiama Marta e una figlia di nome Sara. Hai tre cani, un pitbull di nome Perla, un bulldog francese di nome Teo. È un cane di cui io non so la razza, di nome Kelly. E basta. Ti ho detto tutto. Ah, capito. Ora vado. Ci vediamo domani. Ho un sacco di cose da fare. Ora vai e riposati, che domani notte o dopodomani, se tutto va bene, uscirai da questo schifo di posto. Va bene, ciao Giulia. Buonanotte. La vidi scomparire nel nulla e finalmente mi addormentai.